Siamo venuti a trovare questa mattina Fabrizio Pierdenanzi, che oltre ad essere titolare, imprenditore della gelateria Violetta, premiata gelateria Violetta di Arezzo, ricopre il ruolo di vicepresidente della consulta provinciale delle categorie di Confartigianato Arezzo. Fabrizio Pierdenanzi è anche autore e curatore di un progetto che si chiama Impresagevole. Di che si tratta, Fabrizio? Sì, è un progetto che è partito qualche tempo fa e finalmente ha approdato, diciamo, alla operatività. L'abbiamo presentato proprio ieri. E di cosa si occupa? Si occupa del fatto principalmente di dare una risposta a quelli che saranno, gli effetti purtroppo negativi che il famoso sblocco dei licenziamenti porterà con sé. Quindi noi ci auguriamo che i numeri che riguardano il territorio di Arezzo e quelli della Toscana più in generale siano, diciamo, tra virgolette, contenuti, però non possiamo assolutamente farci prendere di sorpresa da quello che è questo evento appunto negativo, che si aggiunge a tante altre cose, vedi gli strascichi della crisi del 2008-2009, insomma, quindi dopo quest'anno di pandemia. Per noi era doveroso cercare di anticipare i tempi con un progetto che andasse incontro almeno a una serie di, a una tipologia di persone che potrebbero, diciamo, con questa situazione trovarsi nella disoccupazione. Si tratta, Fabrizio, in poche parole dell'affiancamento a determinate categorie da parte dell'associazione di categoria Confartigianato nell'intrapresa, nell'attivazione di un'impresa. Esatto, diciamo che è un modo per indirizzare chi volesse, cioè è verosimile che chi rimarrà, diciamo, senza lavoro magari cerchi di investire la sua liquidazione, per poca o tanta che sia, in qualche forma di attività e quindi darsi, diciamo, diventare un po' il datore di lavoro di se stesso. Quindi però questa cosa, se da una parte è un'opportunità, da un'altra può essere anche un grosso rischio, perché molto spesso quando lo si fa senza avere chiaramente contezza di tutto quello che vuol dire mettere su un'impresa, tutti i rapporti con le varie amministrazioni, con la burocrazia, con il mondo del credito e quant'altro, e chiaramente si rischia di mettersi in una strada pericolosa, per cui ci si ritrova ancora senza lavoro, ma anche senza la limitazione. È lì che entriamo in ballo noi, facendo un'analisi accurata che va dal business plan, cioè la fattibilità dell'impresa, la sostenibilità di quel tipo di impresa che tu vuoi fare, che hai in mente di fare, oppure, diciamo, facendo incontrare due soggetti, due attori assolutamente che hanno un fatto interessante, questo secondo noi, potresti addirittura non farla da zero, ma prendere un'impresa già attiva e consolidata, perché in molti casi ci sono imprenditori che sono arrivati, diciamo, al ciclo, alla fine del ciclo, diciamo, lavorativo, e vorrebbero avere magari un po' di tempo libero, un po' di spazio per fare altre cose, sarebbero ben contenti non solo di cedere l'impresa, diciamo, quindi di darla a persone più giovani, eccetera, di vedere quel nome che comunque ha un futuro, ma anche di cedere tutta una serie di cose importanti, secondo noi, direi qualche volta anche romantiche, però diciamo importanti, perché nel cedere quell'attività cedono anche quello che è il know-how, quello che è la direzione, quello che è il sapere, quello che è la capacità. Un altro elemento, Fabrizio, del progetto Impresagevole che trovo particolarmente interessante è questa sorta di filtro di rapporto privilegiato che Confartigianato garantisce con le banche, con il credito, quindi mette in contatto il futuro imprenditore, la futura imprenditrice con le banche, ma non soltanto. Sì, questo è un aspetto importantissimo che noi abbiamo, diciamo, curato in maniera particolare. Abbiamo avviato un discorso con alcuni istituti bancari, altri ci hanno chiamato perché interessati a farlo, dove abbiamo detto semplicemente una cosa: se voi mettete stabilite un plafond, diciamo un X in termini di capitali da investire, con dei tassi chiaramente particolarmente agevolati, lo sono, perché sono le prime offerte che ci sono arrivate, ecco, noi vi, da parte nostra, vi garantiamo che nel momento in cui questa impresa che sta nascendo o che viene rilevata
sta per riattivarsi o continuare ad attivarsi. Noi abbiamo già fatto una relazione dove abbiamo visto la fattibilità, quindi per noi metteremo una, cioè faremo una relazione tecnica, certo, in cui si, certo, dimostra la fattibilità della cosa. Qui faremo da, diciamo, griglia pre impegno. In due parole, Fabrizio, facci la foto della crisi, a che punto siamo? Morde? Sta mordendo? Deve ancora mordere? Qual è il perimetro? Dal tuo osservatorio? Diciamo che dal mio osservatorio, che poi può essere un po' quello di tutti, cosa dire? Che in parte andiamo anche sul discorso che stiamo facendo in questo momento. Nel momento in cui c'è questo sblocco dei licenziamenti, quindi tanta gente rimarrà senza lavoro, è ovvio che questo si tradurrà in una minor spesa per i consumi, e quindi, voglio dire, uno non va a mangiare la pizza come andava prima, non va a fare determinate cose, magari non va in ferie, quindi non va dal negozio di calzature, di abbigliamento, eccetera, eccetera. Quindi questo è una cosa che poi c'è un po' di, creerà un effetto domino. Quello che io penso, stando di piedi per terra, dico sempre, che appena fatto, è che hai la speranza che questo fenomeno ci riguardi proporzionalmente nella forma minore, diciamo, possibile, nella quantità minore possibile rispetto ad altre parti d'Italia. Perché comunque poi esiste sempre, diciamo, questo nostro spirito di imprenditorialità, questo fatto di comunque di reagire, eccetera. Però veramente siamo stati messi a dura prova. E l'associazione, secondo me, è quel perché di questo progetto, deve partire da quello che è proprio veramente il sentimento che le famiglie, le persone provano in questo momento. Quindi non vogliamo dire che siamo i più bravi, niente, nessun effetto spettacolare, vogliamo semplicemente dire, in questo momento ci lanciamo un salvagente, discutiamo, poi una volta a bordo vediamo tutto quello che si può fare per... Diciamo che il profitto sembra, diciamo, diventato l'unico motivo di vita per tante persone, per tante organizzazioni, ma non può essere l'unico. Quindi io spero che torniamo, diciamo, a una sorta di umanesimo di cui c'è tanto bisogno.